Ciao ragazzi, benvenuti a Radio Are 9, sono Martina e Giacinto. Eccoci, buon pomeriggio a tutti di nuovo. Adesso vi voglio presentare due ragazzi del programma Facciamo l'amore. Ci siete ragazzi? Ma ci siamo, sì. Purtroppo ci siamo. Ci siamo assolutamente, carissima. Allora, perché siamo qui in diretta, Martina? Dillo tu, perché stasera tra l'altro sarai una delle protagoniste della nostra trasmissione. Aiuto! No, nessuno ti salverà, cara mia, nessuno. Allora, perché io e il poeta Marinelli siamo qui oggi pomeriggio? Perché questa sera andrai in onda sulle magiche, sulle magiche frequenze di Radio R9 andrà in onda la nostra trasmissione Facciamo l'amore. Esatto. Di cosa parlerete stasera? È l'unico programma che fa bene all'amore, fa bene all'umore, e parleremo di tantissime cose. Si parlerà di figa. No! Marine, come no? No. Avevamo detto, per una volta parliamo d'amore. Solamente d'amore. Scusate ragazzi, stasera non ci sarò perché come? Non mi interessa. Ti avevo promesso che ci saranno delle bellissime donne questa sera, infatti abbiamo ospite Martina. Allora vengo, guarda come sorride, guarda come è diventata rossa. La bellissima Martina, caro Daniele. Ti avevo promesso una stupenda ragazza, infatti te l'ho appena presentata. Tu avevi detto anche un po' maialina. Se vuoi, sì, infatti è un pochino maialina, ma questo lo scoprirete. Ma questo lo scoprirete solo stasera. Ascoltando Facciamo l'amore dalle 22:30 in poi sulle magiche frequenze di Radio 9. E da dove precisamente, Daniele? Dal Caffè 24 di San Bento del Tronto del nostro amico Genziani. Quindi mi raccomando ragazzi, ascoltateci. Martina, non mi guardare così che ci sono in difficoltà. Allora, la sì, faccio apposta. Effettivamente, noi siamo uno show live che va in diretta sulle frequenze di Radio R9, con i streaming, con le varie app, ma lo facciamo dal vivo, perché a noi le cose piace farle dal vivo. Sì, bravissimo, bravo Guerrino. Allora, perché, caro poeta Marinelli, ci siamo io e te oggi pomeriggio in radio e non c'è il nostro co-conduttore Emiliano? Emiliano sta facendo sesso. No! Ma come? Mi ha detto di dire così. Dove sta Emiliano? So. Sta facendo sesso. Sta facendo sesso, penso che abbia finito, perché 5 minuti con la sigaretta di solito, quindi dovrebbe aver finito. Di solito lui 2 minuti e si è fatto anche la doccia. Eccoci qua. Giacinto! Eccomi ragazzi. Mi raccomando, Ragazzi, non mi sconvolgete la ragazza questa sera, perché altrimenti non ne usciamo vivi. Nella maniera più assoluta. Io sono no. Timida. Lei verrà. È timida, lo scopriremo solo stasera. Lei verrà in qualità di finalista di Facce da Radio, perché abbiamo già avuto Leonardo e Francesco. Sì. Francesco, che ha un nome impronunciabile su Facebook. Francesco Farra. Com'è? Vincerà Martina, ragazzi, perché purtroppo è una bella radio. Beh, questo lo scopriremo successivamente. Comunque, Martina viene a completare la serie di interviste di finalisti di Facciamo l'amore. Qualche anticipazione? Allora, così qualche mi preparo. Anticipazione. Guarda, ti faccio le due domande che stasera faremo a tutti gli ospiti e anche al pubblico presente in sala, perché come tu sai, Martina, no, la nostra trasmissione si basa su due temi fondamentali, amore e sesso. Wow. Ok? Allora, per l'amore, la domanda di questa sera è questa. Ascolta bene, guarda, ti sto dando un grande vantaggio. Grazie. Il romanticismo è solo un'esca iniziale o uno stato d'animo continuo? Hai capito? Quindi pensaci. Perché, caro Marinelli, qualcuno sostiene che il romanticismo è solo un'esca iniziale, ma poi, dopo, nel continuo della storia d'amore, il romanticismo venga un pochino meno. Tu che ne pensi? Io sì, già devo rispondere forza. credo che il romanticismo sia una parte importante della storia. Andiamo oltre. Sesso. Sei una schiava devota o una padrona esigente? Schiava. Cosa sei? Ragazzi, devo fare una settimana con lei, anzi, lei deve fare una settimana con me. Non me la elettrizzate, perché poi potrebbe assumere atteggiamenti equivoci. Scusami, Giacinto, però adesso devo intervenire. Che significa deve fare una settimana con infatti. Spiegacelo un po'. Non devo stare qui a chiarire a te. Allora sappi che dopo la settimana con te sta la settimana con Allora, io ho già scritto nell'agenda di Martina, una settimana
settimana con Marinelli. Una settimana ciascuno, non va male a nessuno. Perfetto, perfetto. Poi dopo ci dai i voti, Martina, sia delle prestazioni. Schiava devota o padrone esigente? Così, dacci un'anticipazione. No, ce lo dirà stasera in trasmissione. Ferma, di non dire nulla. Non dire nulla. Non dire nulla. Non dire nulla. Non dire. Abbiamo capito che sei contagiato dal una grandissima schiava. Daniele, fai bravo. Allora, salutiamo comunque tutti i nostri colleghi, quindi Emiliano che sta facendo del gran sesso oggi pomeriggio per essere libero questa ciao sera. Emiliano. Ciao Emiliano, ti saluto anche Martina. Salutiamo ovviamente Anna Mocano, Anna Laura, Alice Melody, Maria Amato, Simona La Valigia Rossa, insomma tutto il cast di Facciamo l'Amore, purtroppo tutti deceduti tranne Marinelli che non mollo, ragazzi, io non mollo. Marinelli rimane attaccato alla maglia. Va bene, noi vi salutiamo Giacinto e Martina. Scappiamo perché andiamo a preparare la trasmissione dal vivo questa sera al Caffè 24 di San Benedetto del Tronto. Beh, perfetto, vi auguriamo una buona serata e ci saremo, Martina, dai. Sì, ci saremo, sì. Brava Martina. Martina lo dice come fosse una condanna, invece vedrai. Una lacrimuccia, c'è una lacrimuccia. Facciamo l'amore, porta fortuna, ricordatelo Martina, poi te lo dimostreremo. Va bene. Soprattutto vedremo. Fare l'amore col cuore da Marinella. E quello porta una gran fortuna. Va bene, vi lasciamo i vostri grazie ospiti. Ragazzi, ciao a tutti. Ciao ragazzi. Noi ci vediamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo con i nostri ospiti che stanno già al microfono. Sì, a tra poco. A tra poco.